Allo scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo, Cicerone, fedele alla sua linea filo-senatoria, prese le parti del perdente, cioè di Pompeo. Perciò, quando Cesare sbaragliò gli eserciti pompeiani, dopo che Pompeo era stato ucciso a tradimento dal re Tolomeo in Egitto, Cicerone dovette ritenersi fortunato se Cesare gli risparmiò la vita e gli consentì di rimanere a Roma, pur totalmente marginalizzato. Nel frattempo, anche nella vita privata, Cicerone visse un momento difficile. Dopo aver divorziato, dopo un lungo matrimonio, dalla prima moglie, Terenzia, dovette assistere con strazio alla morte di parto della sua amatissima figlia, Tullia. Devastato dal dolore, Cicerone si tuffò nella filosofia come conforto e consolazione. Risalgono a questo periodo, cioè agli anni tra il 46 e il 44 avanti Cristo, le sue principali opere retoriche e filosofiche. Dopo la morte di Cesare nel 44 avanti Cristo, Cicerone tornò a impegnarsi nella lotta politica, sostenendo Ottaviano contro Antonio con 14 orazioni, le Filippiche, composte tra il 44 e il 43 avanti Cristo. Ma quando i due si accordarono tra loro e con Lepido nel 43, dando vita al secondo triumvirato, il nome di Cicerone fu inserito nelle liste di proscrizione. L'oratore fu ucciso dai sicari di Antonio il 7 dicembre del 43 avanti Cristo, mentre cercava scampo nella sua villa di Formia.